Continuo a dire che a volte l'attesa è veramente troppa, insostenibile, signori. Io ho troppa voglia di stare insieme. Buon pomeriggio. Oggi avrò una maratona di impegni, per quanto estremamente sereni, nulla di brainstorming, montaggio di post-processing importante, post-production, il post-processing è un'altra cosa. Insomma, fino probabilmente alle 3 del mattino, oggi non mi fermo più, ma sono troppo contento di cominciare intanto così. Let's go! Ho un sacco di sorprese, ho un sacco di notizie, ho un sacco di cose da affrontare con voi e continuiamo a giocare di trama nel mentre oggi facciamo questi test. Vale a dire, abbiamo avuto queste dirette, abbiamo avuto queste emozioni, abbiamo avuto questi momenti di noia che spero non vi abbiano stuccato, ragazzi. Per me è importantissimo che voi sappiate che tutto serve a me anche per quello che sarà poi la recensione. Oggi, nell'attesa di quello che sarà il Naga Left-Handed Edition, insomma l'MMO mouse che mi permetterà di tornare all'uso di mouse e tastiera, nel mentre lo stupendo francese Froze, di parliamo di videogiochi, mi ha fatto un dono, vi faccio vedere. Nel mentre ho ricevuto dal buon Froze questo regalo che mi ha fatto nel tentativo di aiutarmi a superare questo handicap causato in buona parte dalla complessità. Tanto che vi ricordate, Power, Giorgio, ne ha parlato nella scorsa diretta del quanto effettivamente il controller non sia una scelta sciocca in Cyberpunk neanche un po', a causa delle sue meccaniche action RPG e di quello che sono le varie abilità. Francesco mi ha regalato per Natale questo gioiello, che ovviamente è per la mano sinistra, impedendomi di usare il mouse. Questo perché le aziende non pensano minimamente all'idea di rendere speculare un prodotto e venderlo a fianco, magari anche in produzione minore. Sono delle bestie. Tuttavia, Francesco ha giustamente pensato, anche se puoi metterci la mano destra ed è comunque scomodo perché devi usare il mignolo per fare certe cose, è molto più comodo così che quello che è una keyboard normale. E questo è veramente, veramente, veramente pazzesco. E Nerevar, è vero, io sono di solito sempre nella mia bolla creativa e di contenuto, non tendo ad essere presente all'interno di quello che è la community di Twitch, continuo a non esserlo, però questo è anche effettivamente totale merito, di Dario. Dario sta riuscendo ad avvicinare me al conoscere finalmente i miei colleghi ed è qualcosa che solo lui poteva riuscire a fare. Nel mentre, allo stesso tempo, oggi sono molto mancino AirFoxy, tanto che uso il mouse con la sinistra da quando sono bambino. In effetti, tutti i mancini che hanno utilizzato la mano destra per il mouse da bambini lo hanno fatto perché non hanno pensato i genitori o magari non si sono voluti assecondare all'idea. Avvicinare l'idea di spostare il mouse sulla sinistra. Io da bambino ho reagito immediatamente, oppure anche magari mio padre o mia madre mi hanno messo il mouse sulla sinistra e sono diventato specializzato in questo. In realtà il movimento del mouse, se me lo immagino sulla mano destra, non lo sento troppo difficile. Sento che riuscirei anche a mirare abbastanza bene, ma non mi sono mai messo a farlo e avrei bisogno di qualche mese per poter diventare competente. Mi piace moltissimo l'istinto che ho, la connessione mente-muscolo che ho tramite la mano sinistra del mancino e quindi preferisco continuare così. Finalmente è uscito un mouse Left-Handed Edition con dei tasti da MMO, non è certamente perfetto per un FPS, ma mi permetterà di cambiare completamente il mio futuro, specialmente se utilizzo anche il dono di Francesco in concomitanza con esso, una bellissima combo. E in realtà spero tantissimo, con tutto il cuore, mi dispiacerebbe da morire, mi sentirei in colpa se magari perderò un po' di pubblico a causa di quello che sono state le live precedenti, un pochino troppo noiose, un pochino troppo tecniche e così via. Quello che mi spezza il cuore, che comunque per me è importante, non posso respirare, devo assolutamente usare il tempo che ho per non farvi perdere altro, di farvi perderne altro. E queste sono Review Blind Run, l'ho chiamato proprio come Review Blind Run perché fondamentalmente è una run che si basa anche sul mio metodo di gioco quando devo fare una recensione, che sicuramente non si andrà a concludere con il finale, ma su Twitch sì, poi ci saranno diversi test, lo studio dei contenuti e così via, varie cose eccetera. Tuttavia, da oggi, per un bel po', intendo dire di ore di gioco, potrebbe essere un giorno, due o di più, vedremo, ho intenzione di usare il controller. Vediamo come si comporta Cyberpunk se al 100% utilizzo il controller. E non solo, ci sono due sorprese al riguardo. Nel mentre comunque vi dico con tutto il cuore, sono molto 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 felice di poter testare il controller e di giocare anche secondo vostro consiglio a qualcosa di costruito specificatamente per l'opera, essendo un action RPG, FPS, un FPS RPG. Però, mentre dico magari termini sbagliati perché mi si impappina il cervello con tutte le cose che voglio dirvi, comunque sappiate che di carattere un po' mi sto forzando perché ci tengo molto a giocare con mouse e tastiera. Mi diverte e adoro, adoro.
l'idea di avere quel tipo di controllo e quel tipo di sfida. Allo stesso tempo, vorrei, insieme a voi, a questo punto comunque, per non essere sciocchi, con il controller aumentiamo la mira assistita a normale. Se ci fosse forzata non lo metterei mai, anzi mi infastidirebbe, probabilmente mi toglierebbero il controllo del gioco, mi impazzirei. Però, allo stesso tempo, da oggi, per un po', non solo giochiamo col controller, c'è anche un'altra cosa che voglio dirvi. Grazie a Digital Foundry, grazie ai consigli anche dei miei tecnici e così via, ho cambiato le impostazioni grafiche. Non ve le condivido perché sono praticamente pubbliche, fondamentalmente a seguire quello che ha fatto Digital Foundry e il video che sta girando sull'internet di questo ragazzone estremamente esperto che dà dei consigli in base al proprio rig. Ecco, sappiate che ho seguito uno a uno le sue impostazioni, a parte forse qualche mio kink. Ma al di là di questo, adesso siamo in 1440p con DLSS non performance e la grafica è rimasta invariata. Siamo al top, abbiamo guadagnato frame rate, non so quanto andrà questo avanti con quello che potrebbero risultare essere le situazioni più concitate, ma siamo a posto, siamo full, siamo pronti, vi adoro. Mi mancava. C'è una bella differenza, Zekron, tra giocare a 1440 e trasmettere 1080 e giocare a 1080 e trasmettere 1080. Credimi, c'è un'enorme differenza. Vedrete voi stessi ad occhio nudo quella distinzione. Detto ciò, RTX on, assolutamente, tutto riflette, anche i riflessi sono ray tracing. Stiamo per vivere il top del top. Siamo ultra carichi, non solo, ho batticuore. Cyberpunk... Per esempio, guardate, io oggi, stanotte, per testare le impostazioni grafiche, ho caricato la partita, mi sono messo qua e stavo leggendo le varie informazioni su Reddit e così via. Guardate, siate un secondo fermi nel vostro partecipare alla chat, guardate lo schermo un secondo. È un wallpaper. È un wallpaper, ragazzi. Questo è un open world. Il quale respiro con questa nebbia. La vedete? La nebbia. Io ho i brividi. Ho i brividi. Ho i brividi. Oltretutto, ray tracing. Vedete la pozzanghera? So che questo non è qualcosa che farà piacere sentire a CD Projekt Red, che è perfettamente consapevole, ma nel 2022, avanzato, Cyberpunk potrebbe essere ancora attuale ed uno dei migliori videogiochi sul mercato. La poca ciccia è qualcosa che devo verificare io stesso, High Wally, perché per ora quel che vedo è che per quanto sia decisamente necessario fare dei lavori di quality of life e così via, c'è molta più ciccia di quanto possa esistere all'interno magari di altri lavori di CD Projekt Red, perché qui la costruzione del personaggio e la propria build è estremamente più eterogenea rispetto a quello che magari si è visto in The Witcher, per quanto c'è da approfondire anche quello da parte mia. Tuttavia, è normale, e questa cosa va assolutamente detta, la poca ciccia secondo me è un falso mito che credo proprio potremo risolvere, perché nel momento nel quale io ho studiato un po' le quest che ho fatto e anche soltanto i vari omicidi o appunto i lavori da sicario e le infiltrazioni che abbiamo giocato malamente per quanto nel processo di apprendimento del gioco, signori, seriamente, tutte le cose che si potevano fare per raggiungere quegli obiettivi erano almeno 3-4 ogni volta, che fosse persino corrompere un personaggio, entrare da un'altra porta, hackerare o utilizzare il cyberware. C'è l'ira del cielo, c'è veramente una quantità enorme di cose da poter fare, è soltanto una superficie quella che stiamo scalfendo qui, c'è tanta roba e ovviamente in tutto questo io sono critico, io faccio il critico, ovviamente ragazzi ve lo dico, è qualcosa che ho detto e avevo intuito, avevo anticipato a tutti voi molto 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 tempo fa, prima che uscisse Sekiro. È normale che Cyberpunk 2077 in mano a CD Projekt Red sia un gioco derivativo, sia esattamente il loro fare una chimera di qualcosa che esiste già e senza alcun tipo di guizzo unico, perché non è sempre, non è mai stato il loro la loro cosa. Ok, comunque. Andiamo.
Che ne pensate? Secondo voi ce la facciamo? Che radio silenziosa. Grazie alla Tar Blu. Non possiamo parlare di Tolkien adesso in diretta. Troppa roba. Ma grazie del dono. Ne parleremo in un talk show. Siamo? Mi dispiace tantissimo che magari molti che arriveranno più tardi si saranno persi un'introduzione per me fondamentale. Però la metterò su YouTube magari. L'alba. No, di nuovo ci sono cascato. È l'inquinamento luminoso. Ma anche il suono ovattato, ragazzi. Finalmente! Sentiamo cosa hai scoperto. Non è più sfocato. Non è più sfocato, ragazzi. È incredibile. T-Bug si è fatta viva. Le hai parlato? L'ho aggiornata ed è ansiosa di lavorare con Dex. Si sta preparando. Si conoscono, sai. Hanno lavorato insieme prima che Dex facesse carriera. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. D'accordo, andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Pronto? Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Ah, il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo da quei bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Odio questi stronzi di Borg. Ma diretti così. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom, invece, non si può mai sapere. Ne discuteremo, ne avremo modo e occasione di parlare delle scudristi di Project Red, ragazzi. Ci sono lati positivi, il fatto che esistano, e lati negativi, il fatto che dovevano esistere, e che comunque mettersi a dire scusateci se non vi abbiamo fatto vedere la versione PlayStation 4 o Xbox One quando è palese il motivo per cui non l'hanno fatto, e quindi risulta piuttosto ipocrita dire quelle parole, ecco, sono tutte cose che potremo discutere in futuro. Non mi sembra questo il momento, e sapete che io penso qualità su quantità, quindi nell'effigie, nella recensione, discuteremo di ogni cosa. Per il resto è fantastico e vi ho messo un po' di nero sotto la chat, eh? Vedrete che adesso sarà più pulito leggere tutto e sono proprio contento di avervi dato questo bonus. Adoro come tutto sta migliorando e spero veramente che la cosa vi faccia piacere, vi piaccia. Forza, facciamoci sentire. Il fatto è che Cyberpunk 2077 non si meritava questo. Io per ora sto notando un videogioco veramente di qualità difficilmente misurabile.
Tra l'altro, sapete quali sono le cose che... andiamo a vedere la moto, sì. Grazie, Alex, e non troppo, benvenuto. Perdonami, Jackie, un secondo, devo parlare con i ragazzi. Una cosa estremamente importante che volevo dirvi è che per ora abbiamo avuto anche molte difficoltà, difficoltà difficili, al di là dei miei handicap su quello che può essere l'uso di mouse e tastiera di questo FPS RPG, quindi action, con tutte quelle opzioni, con l'attuale problema di button mapping di Cyberpunk e CD Projekt, anche perché noi siamo maghi senza mana. Wow. Ma porca miseria. Esatto, è quello che intendo. Il mana e la RAM. Ok, ne abbiamo 4. Non abbiamo RAM, non abbiamo mana. Ragazzi, è ovvio che il RAM è la mana. Intendevo dire, siamo un mago senza mana, perché siamo all'inizio, abbiamo 4, non possiamo fare una sega. Era quello che intendevo. Ok. Bingo. Non ti conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta, però. Ma una bella visuale scuro visione. Sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. È Militech di sicuro. Borg psicopatici armati di hardware militare che vale milioni. Sarà divertente. Non rubiamo a vista. Agiamo di nascosto. Non credevo ai miei occhi. Per un attimo ho pensato che Jessica li avesse scambiati con dei Kiroshi difettosi mentre dormivo. Ma no, non era lei. Sbattei le palpebre. Nessun cambiamento. Dinanzi a me, chiari come il giorno, vi erano i lembi aperti del cranio cromato di Jason. Vidi il cervello elettronico che, fino a quel momento, era stato nascosto dalla perfetta imitazione della pelle sintetica. Il figlio del CEO della Future Tech. Il ragazzo dei miei sogni, Jason, era un androide. Cazzo. Rimasi seduta lì, con un'espressione stupida stampata sul viso. Mentre Jason mi guardava con aria stupita. Non potevo fare a meno di chiedermelo. Quei suoi splendidi occhi azzurri, gli stessi che mi avevano trafitto l'anima. Erano solo una finzione controllata da un algoritmo emotivo? C'era mai stato qualcosa di reale dietro di essi? Anche solo una volta? Alex, non è come pensi, mi implorò con un tono stranamente autentico di panico nella voce. E io volevo credergli. Davvero? Già, mi sembra evidente. Risposi con tono tanto teso quanto amareggiato. La mia solita sfortuna. Il primo e l'ultimo uomo di cui mi innamoro doveva proprio rivelarsi una dannata motherboard ambulante. No, non è... Jason si interruppe improvvisamente e sorride timidamente. Sorrise. Aspetta, hai detto innamori. Il mio impianto cardiaco iniziò a battere sempre più velocemente. Il mio volto arrossì. Che mi fossi sbagliata. Che quel corpo di bulloni, cavi e plastica contenesse davvero ciò che restava del vero Jason Cadales? Se suo padre era in grado di crearmi un cuore sintetico, forse poteva fare lo stesso con il cervello di suo figlio. La domanda era... perché? 1000 battiti al secondo, però... sembrano parte di un libro. Cioè, non è una storia vera. Che spettacolo giocare a 60 così con voi, ragazzi. No, ero abbastanza sicuro. Allora, ecco, una delle cose affascinanti di ciò che abbiamo fatto fino ad ora, non voglio farvi perdere tempo, ragazzi, è che tutti i test che abbiamo fatto, le precedenti dirette in cui mi sono fatto ammazzare, abbiamo fatto cose un po' forzate, abbiamo tirato la corda e così via, mi hanno insegnato moltissimo con ciò che è fondamentalmente il meccanismo del gioco. Quindi so benissimo anche che rubare qui non avrebbe conseguenze.
se non vedo qualcosa di particolarmente se non vedo qualcosa di particolarmente importante, qui non lo raccolgo di roleplay, anche se io mi sento superiore a Milestorm, per quanto ne invidi la cyberwareizzazione, è troppo. La cyberpsicosi è curabile? Questo ci interessa perché noi ne abbiamo abbattuto uno. La cyberpsicosi è curabile? Ah, tra l'altro, il mio V, il mio Joel in V, è un assassino. Non si fa nessuno scrupolo. Ma il pensiero di non uccidere o estordire invece persone non necessariamente appunto colpevoli e basta, o omicide, è interessante. L'opinione al riguardo è divisa. Fino a pochi anni fa, in tutto il paese veniva usata su larga scala la cosiddetta terapia della brain dance, con l'obiettivo di riportare indietro i malati dal punto di non ritorno. Il paziente veniva posto su una sedia speciale collegata a un dispositivo che ne disattivava tutti gli impianti. Poi venivano collegati degli elettrodi che inducevano una sessione di brain dance simile a una sorta di coma. Questo processo veniva poi seguito da medicinali, psicoterapia e terapia all'avversione. All'avversione. Oh no... L'intero trattamento era mirato a riorganizzare i collegamenti neurali del paziente in modo che il cyberpsicopatico potesse tornare nella società. Conclusa la terapia, non restavano più sintomi di cyberpsicosi, ma neanche alcuna traccia della vecchia personalità del paziente. Cavolo. Ma non preoccupatevi, oggi vengono utilizzati altri metodi. O almeno, questo è ciò che dicono. Vado a prendere l'acqua. Porca puttana! Ho sbagliato. Vado a prendere l'acqua. Per fortuna abbiamo camminato lentamente. Porca puttana! Merda! Ok, scusatemi. Eccoci qua. Allora, dicevamo, pronti. Sono molto contento che finalmente da oggi si abbia vero gameplay e spero di non dovervi mai più annoiare in nessun modo. Era per me importante, lo sarà sempre. Nelle nostre review run avremo questo tipo di... Avremo questo tipo di comportamento, eh. Ah, a proposito. Quanto pare... Ah, interessante. Vabbè, abbiamo trovato un'altra stanza. Perché ero rimasto troppo nel roleplay e non esploravo abbastanza. Per molti di noi i precetti del buddismo sembrano dir poco sconcertanti. Come spiegheresti al cittadino medio di Night City il motivo per cui un bhikkhu come te è contrario ad impiantare tecnologia cibernetica nel proprio corpo? Noi non siamo contrari a prescindere. Ogni persona ha il diritto di compiere scelte riguardo al proprio corpo, a patto che queste non nuociano agli altri. Tuttavia, i bhikkhu seguono regole più stringenti, come ad esempio astenersene, per raggiungere l'illuminazione.
Quindi, da dove deriva la vostra esitazione? In che modo la cibernetica influisce sulla ricerca? Beh, tra le altre cose, a causa del loro stato vago e mutevole. È difficile da spiegare a parole. Prova a chiederti, cos'è un impianto? Una parte del tuo corpo? Un oggetto impersonale? Immagino che dipenda dalla persona. Esatto. E Viku limita i propri possedimenti a una tunica, un ombrello e a una ciotola per le donazioni. Tutto il resto è una distrazione che ostacola il nostro distacco dalla sofferenza terrena. Diciamo, ad esempio, che una mano sintetica sia solo una mano, una parte del proprio corpo. Ma se ha installato all'interno un orologio? Una lama? Ok, credo di capire. Non è completamente chiara la linea di demarcazione. Benvenuto, Sandro. RCO Jack, grazie anche a te. Alex, di cuore, grazie. I possedimenti, in particolare quelli più intimi, sono distrazioni che offuscano la mente, allontanandola dalla pace interiore. Credo che il fenomeno della cyberpsicosi sia una prova evidente di questo. No, non stanerebbe qualche pianta, però. Ah, sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. Molto gameplay questo, Ehi, che c'era lì dentro? Un camion della Militech. Pensavo che questi cabrones avessero rubato un paio di casse, non tutto il camion. Abyss Walker, ho avuto problemi con la sensibilità del pad, ma poi vi faccio vedere le impostazioni che un mio caro patron mi ha dato per risolverle. È complesso? Sono parecchie, ma risolvono tutto. Un secolo fa, perdere un arto... Ok, abbiamo già letto questo. Si ripetono, il che è anche abbastanza affascinante. Non per forza tutto deve essere unico, però dovrebbe essere segnato nell'HUD che l'hai già letto. Questi faranno paura da morire. Mina anti-uomo a shrapnel direzionale. La mia preferita. Raffinati. È bellissimo che, grazie al nostro 8 che abbiamo raggiunto nelle sequenze secondarie, abbiamo potuto effettivamente leggere, cioè commentarlo. Un ascensore, un portacarichi. Non è un posto molto elegante. Questi Milestorm hanno occupato un'area poco personale. Ray tracing, ray tracing. Maelstrom, non Storm. Ok, grazie. Conviene fare ping qui. Eccole. L'ascensore da casotto. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. Submerge yourself in orange wholesomeness. Tianchi. Sono tante. Se facessi fuori tutti non risolveresti più problemi? Sicuramente. Ma ci tengo alla pelle. E siamo più mente che muscoli. Credi di avere la stoffa per essere un solitario leggendario, eh? Ma certo.
Altrimenti perché avresti aperto questo libro? Tu cerchi rispetto. Sì, ma non mi fido di chi scrive libri come questo. Che dite? Marchiamo un po' di roba? Potrebbe andare male. Avete un bot, modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega? Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Tom Doom. Divano, siediti. Adesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo prima che ti pianti un proiettile in testa. Cristo, Jack, che ti prende? Primo, non mi piace il suo tono. Secondo, se ci sediamo siamo bersagli facili. Appoggia quel culo prima che ti pianti un proiettile in testa. Jack, siediti. So già che non finirà bene, ma... merda. Bello che poi non dirglielo. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Questo potrebbe essere avvelenatissimo. Ok. Ora possiamo parlare. Ecco qui. Flathead, modello MT-0D12. Avrei chiesto di fumare prima lui, eh. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica, interno ottica, piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatore prototipo potenziato in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui! Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Avete visto l'occhio? Il Raven non è un'unità di controllo dedicata per un Flathead. Certo che no! I controller Militech si collegano automaticamente ai sistemi Militech. Non vorrete che vi tracciano mentre avete in mano merce rubata, no? Il Raven è roba nostra, con sincronizzazione neurale migliorata e niente traccianti del cazzo. Secondo me dovremmo venderlo al pubblico. Sì, lo prendiamo. Già! Da paura! Vediamo i crediti. Li ha Brick. È già stato pagato. Li ha Brick! Io non vedo nessun cazzo di Brick qui! E tu? Sei su? E dai, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? È messo male. Pagherai due volte. Perché io dico che pagherai due volte. D'accordo. Vuoi Flathead? Tira fuori il
visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo! A proposito, non c'è ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori? Dexter Deshawn. Eccoti. Dexter Deshawn! Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica! Vuol dire che non è morto! Ora possiamo parlare della mia offerta. Hai fuso il cervello! Io non aspetto! Eccoti, Craig. Anzi, ci aggiungo anche un piccolo bonus. La Militech è sulle vostre tracce. Sono vicini. Cosa? Il chip era infettato con un virus. Ma non preoccuparti, l'ho ripulito. Controlla. No! No! Cyberpunk! Why? Ho provato a lanciare granate a terra. Ho provato a lanciargli granate a terra. Adesso che mi hai dato le spalle. Adesso era il momento di far andare tutto in cacciara. Io sono invulnerabile, già che è abbastanza lontano. Gli ho dato i soldi, li sta facendo controllare. Gli lancio la granata, li ammazzo tutti e mi riprendo i soldi. Cazzo! Eh no, puntargli l'arma prima alle spalle è contestuale e non era il momento. Ok? Cioè, nel senso, io volevo farlo dopo. Era un po' più... roleplay, ok? In questo caso ti hanno tolto dalla libertà, ok? Era solo... cioè, mi ha dato la scelta solo quando era scriptato. Non sono stordito, l'ho visto il puntarma, l'ho fatto passare perché non era il momento. Non era il momento. Peccato però, peccato. 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 Sì, è pulito. Quella puttana frigida la sistemo io. Mamma mia, guardate che bello che è il... Ci sta ovviamente, però... Prendete il vostro cazzo di botte e sparite dalla mia fabbrica. Me la sono sentita proprio togliere dalle mani, no? Se è un trucco, vi butto tutti e due nel trita. Forza, prendilo! Non ci serve altro. Bene, allora andatevene! Ah, quando avrete finito di leccare il culo a Dex, ditegli che lo saluto. Pezzo di merda. La Militech! Andiamocene da qui, seguitemi! La Militech non ce l'ha fatta con il chip, ha sfoderato l'artiglieria pesante. Direi che è più il loro stile. Ok. Può succedere l'inferno qui. Ragazzi, non dovete deludervi dal fatto che non ho potuto fare quella scelta. Era molto tirata. Era difficilissima da scriptare e probabilmente il gioco dura veramente troppo per permettere tutto questo. Cioè, al di là di tutto, potrei forse ucciderlo adesso. Non lui, ma potrei uccidere loro. Non so cosa possa accadere, ok? Ora posso sparare, per esempio. Capite? Capite? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Tempo al tempo. Ma non dovrebbero esserci freeze adesso, ragazzi. In teoria qua è tutto al top. Non ho perso un frame. E la CPU è bassa. È Twitch che fa l'antipatico.
Vedi, il fatto è questo. I Maelstrom adesso... Maelstrom sono alleati, finché non gli sparo, forse. Questa porta rimane chiusa, immagino. Infatti. Wow. Wow. Questa è una gang instabile e del tutto fastidiosamente impulsiva. Ehi, Dodomo, come cazzo ti chiami? Perché ci stai aiutando? Perché mi torna. Ray tracing attivo e anche bello tosto, ragazzi. Creazione. Fucile da cecchino. Non ne vale la pena, sono continuo a essere verdi, vorrei andare un po' oltre. Cazzo, quanti sono? Brick è intrappolato qua dietro? Perché se io guardo la mappa, Brick non lo vedo. Aspetta un po'. Trovo un modo per liberare Brick. Aspettate, voglio provare a...
Allora, mi stavo immergendo molto nella sparatoria, ma avete ragione. Il fatto è che sono leggermente esagerato nel stare dentro la sparatoria, perché era la prima volta che sparavo con il controller. È tutto molto interessante, vero? Devo dire la verità, sto percependo un sacco di chicche nei confronti di come si va a... Vediamo un po'. Perché ho sentito la voce. Liberami, liberami! È qui. Autorizzazione non trovata. Disattivazione remota. Ho qualcosa per ripristinarmi la RAM? Vediamo un po'. Zaino. Non credo che il cibo mi permetta di ripristinare la RAM. Siamo in combat, quindi... Vediamo un po'. Aspettiamo che si... Non si sta ricaricando la RAM. Mannaggia all'essere un mago. Cazzo di Dio. Beh, posso liberarlo dopo, no? Porca puttana! Non necessariamente adesso. Perché... È vero, posso provare a sbloccare adesso il talento che mi permette di ricaricare la RAM in combat. Vediamo un po'. Ah, forse non posso adesso. Permette la rigenerazione di RAM durante il combattimento. Perfetto. Let's go. Ma infatti siamo ancora early on. Abbiamo moltissimo su cui lavorare. Non si sta ripristinando la RAM, manco per scherzo. Vediamo un po'. Ah, che ingrapidi. Permette di rigenerare la rigenerazione. Recuperi 4 unità di RAM ogni 60 secondi. No, ok, aspettate. Aspettate. 4 ogni 60 secondi. Devo aspettare 60 secondi. Ma mi aspettavo... Ovviamente che ci fosse un regen che ne ricarica 4 in 60 secondi. Non che è immobile, poi fa pum, tutti e 4, ok? Ma siamo in combattimento, tranquilli. Ok, ci siamo. Ah, è graduale, solo che è molto più lenta di quanto pensassi. Ah, ok, ok. Potresti spostarti gentilmente, grazie. Occhio. Se mi sposto di un centimetro da questo laser, sono carne dritta. Tu sei il collegato? Sì, sono io. Che figata! Che figata! No, non serviva l'hacking, ovviamente, ma è una delle opzioni. Cioè, è una delle opzioni. E io sono un hacker. Passato un secolo. Ci devi un favore. Non Dex. A quanto pare ti abbiamo salvato la terra. Ci devi un favore, hombre. Cazzo, datemi un attimo. Vi ripagherò. Ma adesso non è un gran momento per me. Vai, ci rivedremo. È fantastico. Guarda, pezzo di merda! Fatti sotto! Che... Sono un bambino. Non ci crederete mai. Ho visto che sono aumentati gli spettatori. Mi sono emozionato e ho smesso di mirare bene. Oh, ragazzi, che bello che sono a volte. Scusatemi. Mi appassionate. Mi emozionate. Ok, mi emozionate. E tra l'altro... invito tutti coloro che sono arrivati adesso di recuperarvi quanto più possibile la mia introduzione.
Ma come, non è un flex? È pura vergogna, pura sincerità, pura sincerità. Sto giocando a difficile. Ah, a proposito, una cosa importante. Io gioco a difficile perché mi piace giocare hardcore. Non sentitevi pippe o scemi se giocate a facile, d'accordo? Non preoccupatevi mai. Siate voi stessi. A me diverte la sfida. A me piace imparare a giocare, diventare competente e poterlo dimostrare. È proprio parte di quello che è il mio carattere da gamer, ok? I'm a real gamer, boys. Esatto, non è quello che sto dicendo. Pia, comunicazione su internet, ok. Ah, ma sei lì, sei! Ormai è troppo tardi per tradire i Maelstrom. Non ho intenzione di farlo, ma non mi fido di loro. Forse di Brick. Forse di Brick. Ma solo di Brick. Ciao ragazzi, benvenuto a chi ce sta arrivando adesso. Vieni fuori, mani bene in vista. Ma lo sai con chi hai a che fare? Ah, ma il buon Royce si attacca al cazzo. Il buon Royce non... Io ho liberato Brick anche per andare contro lui, ovviamente. Via, via, via! Getta l'arma e arrendi! Cazzo, qua non ci ho colto proprio io. Ottimo, l'armeria. Quanto sarebbe bello poter mettersi degli occhi per la visione notturna. È ancora presto per gli shard. Ah no, lo shard, no, non ho trovato lo shard che ci dà il flash. Dum Dum Borg. Ce l'ha con noi? Perché ce l'ha con noi? Ah, è della Militech. Ah, Dum Dum era davanti a me, ma lui non è. Ok. Merda, non ho nessuna abilità abbastanza avanzata. La shop, vedete, mi manca mana, mi manca mana. Allora, vediamo un po'. Cazzo, si sta divertendo. È quasi contro. Dobbiamo aiutarlo. Due? Allora, vediamo un po' che si può fare. Senza RAM possiamo fare veramente poco.
Sì, sto collaborando con i Maelstrom, esatto. La mia idea era un pochino più complessa. Però non mi lamento. Bloccato. Ma lo sai con chi hai a che fare? Ah, non l'ho preso. Ok. Pensavo che avesse una difesa antiesplosivi. Cosa che non mi stupirebbe. La guerra è già cominciata. Fare niente. Ah, aspetta, ha ragione, forse poggio, aspetta. Può essere che mi sono distratto raccogliendo le cose. Ho raccolto senza guardare. Personaggio. No, inventario. Magari gli sto lanciando. No, sono granate frammentazione, non sono flash. Non sono flash. Però non ho altre granate, vediamo un po'. Ah, granata EMP, attenzione. Ce l'ho. Ero convinto di aver finito le granate e averle raccolte nell'armeria, ma ce l'ho. Granata EMP. Sì, no, esatto, si possono sicuramente cambiare anche da triangolo. Però ero sicuro... cioè, volevo andare nell'inventario per vedere se erano EMP, se erano flash. Non ci ho pensato. Applica un effetto EMP per 5 secondi. Ok. Sono 5 secondi, ok. Vediamo che fanno. Ah, lo erano. Ok, erano flash. Erano flash. Ok, le ho finite. Devo stare attento al fatto che, appunto, essendo un GDR, ci sono molti tipi di equipaggiamento diversi. E non ho pensato di stare attento a che tipo di granata raccoglievo, perché mi piaceva giocare in maniera fast. Scusate, mi sono fatto cogliere dalla diretta. Raccogliere velocemente non è cosa da me, in realtà. Però, sapete, mi sono sentito in colpa per le live precedenti. Mi sentivo in colpa. Vediamo un po' se per caso... Qui qualcuno ha fatto un laser pazzesco, o sbaglio? Sconfiggi gli agenti niente. Ho fatto un circuito! Leggendario. Hey, Royce. Comunque, se dopo questa sparatoria non è mai sceso sotto i 50 frame al secondo, abbiamo sfondato. A 1440 con parecchia cosa ultra, eh. Wow. Mitragliatrice leggera tra di... tradizionale, non male, non è proprio da Joel, ma non è molto utile probabilmente legarsi a dei corpo come la Militech per rientrare in quel percorso. Bisogna prenderlo di profilo. Forza, vi andiamocene.
Tutto qui? Ho liberato Brick. Ho liberato Brick. Bisogna assolutamente avere a che fare con lui. Potrebbero ucciderlo adesso che si è liberato. Sarà scappato. Sarà svignata, sì. Ti voglio parlare. Merda. Hai sparato ai miei uomini. Lo conosci? Anthony Gilchrist. Vivo, vegeto e slegato per una volta. Hai una buona memoria per i nomi. Ma non basta quando si spara a degli uomini della Militech. Ah, è vero. C'è questo stutter. Chissà che cos'è che lo causa. No, non è perdita di frame. Vedo anch'io lo stutter lì. Ma non lo vedo nel mio monitor. Non lo vedo nel mio monitor. Esatto, è solo su OBS. Non è la scheda video che non regge. Per niente, ragazzi. Non parlate senza sapere, perché fate un sacco di confusione. Vediamo un po', può essere che magari mettendo il V-Sync questo si risolva? Può essere. Ho lootato parecchia roba in realtà. Tutto quello che era a terra bene o male l'ho lootato. L'encoding è già sulla CPU, infatti. I know my shit. Vediamo. Lo fa comunque. Peccato. Però è strano. Sì, sì, ma a 45 frame al secondo non ho stutter. È strano però. Ma anche fosse solo in questa scena, è un peccato, no? Cioè, è comunque strano. Per esempio, se io metto grafica su performance. Aspetta, ho già fatto. No, forse non me l'ha salvato. Ci tengo a darvi un'esperienza pulita. Prestazione. No, non è il frame rate. Non è il frame rate. Chissà che cos'è. Non è. No. Vediamo un po', il tecnico mi consiglia di provare a togliere RTX. Vediamo un po'. Vediamo. Spento. È il ray tracing. Perché? È lui. Ah, mi sta guardando il tecnico. Non vuole farsi spoiler, non volevo. Ma perché? Perché il. A me non stuttera, non si blocca. Il framerate è pulitissimo. È una bella scoperta. E può essere utile per le dirette. Però. Che strano. Ma il fatto è questo, ragazzi, la mia GPU. La mia GPU non supera il 50% di peso. E a quanto pare il tecnico mi sta dicendo che per qualche ragione OBS ha problemi con il ray tracing. Non è il gioco, non è il mio PC, non è Twitch. È OBS, che è lo strumento di streaming per eccellenza. E ha problemi di ray tracing perché... Però scusate. Perdonatemi, parlo anche al tecnico. Perdonatemi. Allora, ok, tutti mi confermano, coloro i quali hanno avuto a che fare con questa cosa, che il ray tracing fa impazzire OBS. D'accordo. Tuttavia, può essere un problema
perché io sto registrando l'engine per darvi una forma di feedback uno ad uno. Ma se io registro la finestra, non può dare problemi. Scusate. Ragazzi, io non ve lo tolgo l'RTX. Io sono qua per voi e per noi. Allora, partiamo dal presupposto che OBS che non viene vista come finestra. Allora, non viene vista come finestra Cyberpunk. Ottimo inizio. Maledetto. Non viene vista come finestra Cyberpunk. Why? Why? CD Projekt, why? Aspettate. Sopra i 50 non accade. Ok, ma io non voglio darvi... Se io sono concentrato in un momento importante, non guardo magari la chat per un secondo, e voi lo vedete così... Allora, proviamo a vedere... Allora, proviamo a smanettare con... Mentre lui si sta offendendo... Allora, vediamo un po', mettiamolo in finestra, esatto. Finestra senza bordi, applica. Ok. OBS. Come va? Oh. Ah, sì. Yes. Let's go. Ma perché appare OBS nella... È la fine. Perché appare OBS nella finestra? Non dovrebbe esserci OBS nella finestra. Maledizione. Perché c'è... Ah, non è OBS. Che cazzo è quello? Che cos'è quella roba? Ah, non si muove, non si aggiorna. La finestra non funziona. Bastardo. E se faccio finestra senza bordi? E se faccio finestra con bordi? Non ti aggiorni? Brutta merda. Non va, la finestra non va. La finestra non va. Allora, fermi. La troviamo, allora, ultima chance. È l'ultima. Full screen. Window capture buggata, non va. Adoro queste cose. Game capture, ora va. Allora, ultimo test. Metto un fondale nero sul monitor. Lo metto full screen quanto più possibile. Ok. Poi. Barra degli strumenti. Impostazioni. Vediamo se si nasconde. No, non volevo farvi vedere mai nulla di brutto fuori dal gioco, ma non importa. Volevo farla nascondere, non importa. A questo punto proviamo effettivamente. Display capture. Siete pronti? Questa è la prova finale. Ok, è piccola. La metto full screen. State molto attenti con me. Ok, ragazzi, non può fare lo stronzo. Cioè, non può farlo. Non può farlo. Ora non può fare lo stronzo. Scusate, sono... Giustamente. Ok. Ora, grafica, ray tracing acceso, ok, non può fare stuttering registrando un monitor OBS, comunque questo è il bello dei troubleshooting, cioè abbiamo comunque trovato il problema, grazie a Tanokami, grazie a voi chat, fantastici, no, l'ho già tolto il V-Sync, l'ho già tolto perché non serve.
È rimasto. Grazie, ragazzo. Conferma. Hanno sparato prima loro. Un fatto irrilevante per la direzione della Militech. Ma se avessi lavorato con Stout, a quest'ora sarei morto. Non l'avrai fatto di proposito, ma mi hai salvato la vita. E io adesso salvo la tua. Siamo pari. Grazie. Non sei poi così male. Faccio i miei interessi, non i tuoi. Ti tenevano d'occhio, ma immagino che tu lo sappia. Gli uomini di Stout controllavano te e i miei controllavano loro. Alla fine ha perso la pazienza. Pensava che tu volessi fregarla insieme ai Maelstrom. Ha premuto il pulsante rosso troppo presto. Un classico. Quando non sai cosa fare, ordina un assalto armato. Contro una fabbrica alimentare. Sì, un buon riassunto. Ho fatto in modo che ne pagasse il prezzo. Fare affari con i Maelstrom. Non finisce mai bene, eh? Abbiamo finito qui. Dubito che troverai molto all'interno. Beh, non so ancora chi sia la Tal. Speravo che i Maelstrom potessero chiarire questo punto. A ogni modo, dov'è Royce? Devo parlare con lui. È stato un piacere. Porca troia, Vi. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Vieni, Jackie, vieni. Vediamo che succede se lo seguo. Esatto, Bonobo. We won. Abbiamo finito qui. E ora? Ne ho abbastanza per oggi, direi. E a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Il grassone farà meglio a stapparci una bottiglia dopo il lavoro di oggi. Esatto. Hai luego, Vi. Che vuol dire a dopo, comunque. Sì, ma spegnete i post bruciatori! Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brig. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? Ho parlato con Stout. Abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. Ho avvertito Royce. Abbiamo fatto un patto. Hai le palle quadrate, Mr. V. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. V. Ma se io... No, è impossibile che non risponda. A meno che non l'abbia uccisa... Mi sono perso a causa delle impostazioni video che cosa ha fatto il nostro caro pestato a... Mi sa che è morta. No, non credo sia morta. Dite che è morta. Può essere, può essere. Esatto, ha detto che l'ha sistemata, ma non credo l'abbia uccisa. Cioè, comunque si tratta di corpo a livello alto, probabilmente più alto di quanto ero io prima.
Beh, mi sa che è crepata, sì, esatto, può essere. Non mi stupirebbe, ragazzi. Purtroppo io sto molto attento a questi dettagli, ma durante lo stutter a me l'esperienza del contenuto mi ammazzano. Sono sempre troppo divento delicatino quando ci sono questi problemi, non penso ad altro. Ingresso all'afterlife. Ok, adesso però sono le 10 di notte. Il cellulare squilla, però... Era una possibile romance? Bellissimo! Adoro! Fantastico! Allora, personaggio. Caratteristiche. Abbiamo due punti attributo disponibili. Io direi, per ora, proseguiamo in capacità tecnica fino all'11, abbiamo detto. E una volta fatto questo... per 3 minuti... 9... Grazie Neapolitan Kuro, grazie di cuore. Il fatto è che aumentare il fisico non è da escludere, però... Vediamo un po'. Hacking rapidi. Allora. Recuperi 8 unità di RAM ogni... Vabbè, questo è importante. Poi. Ah, non ho... mi preferisco così. No, è 1,64€ da Claims. Un caffè, che ho apprezzato moltissimo. Vediamo un po'. Sapete, il fatto è che in realtà aumentare capacità tecnica fino ad ora mi ha permesso cose stupende, ma allo stesso tempo è la caratteristica che meno sinergizza col personaggio. Nel senso che non mi aumenta gli HP, non mi aumenta la resistenza che non si è dell'armatura, e non credo di avere ancora armatura, fondamentalmente. Quindi, facciamo così. Ho un'idea. Facciamo questo. E questo. Cerchiamo di gestire i livelli in questo modo. Poi, a un certo punto, vedremo se riusciamo a renderci leggermente eclettici. Ma leggermente, a malapena. D'accordo? Assalto livello 3. Che cosa? Pistole livello 1, lame livello 2, assalto livello 3. Io non ho assalto con nulla sbloccato. Perché me lo dà di livello 3? Grazie, Obi Jack. Grazie di cuore. È tipo i livelli... Esatto, è quando livellavano e mi davano i punti abilità. Esattamente. Allora, detto ciò, vediamo un po'. Inventario. La nostra pistola adesso ha un upgrade. Tra l'altro raro, che non credo valga la pena. Perché questa ha un'abilità passiva che riduce del 50% l'oscillazione dell'arma. Per quanto riguarda invece... il fucile d'assalto, vediamo un po'. Questo è un fucile d'assalto, questo è un mitra. Secondo me il mitra ha parecchio da offrire rispetto al fucile d'assalto, sapete? Chissà se c'è il modo di metterli in ordine, predefinito, DPS. Vediamo un po'. Questo è un fucile a pompa, ovviamente che non possiamo ancora... Questo è quello che abbiamo recuperato facendo le missioni segrete, eh? Le missioni secondarie. Sì, sì. Oggi andiamo avanti, non so se andare direttamente di trama perché è notte, però nel percorso per arrivarci voglio giocare un po' con voi. Queste live sono troppo importanti e il buon Alex, non posso ancora mostrarti il mio cyberware perché sono ancora senza cyberware, infatti voglio provare con questi $6,000 a guadagnare qualcosa e poi tornare dal mio buon Victor, si chiama il nostro bisturi. Un problema, c'è l'assalto, 96. In realtà direi o pistola o mitra. Quindi per ora. Mentre per quanto riguarda le armi melee non abbiamo niente da offrire. Ora, quindi facciamo una cosa. Facciamo così. Tac. Questa è... Ah, è una katana non iconica, tra l'altro. Chi se ne frega, allora? Ok. Non comune.
Il mitra lo teniamo. Il fucile d'assalto no. Tradizionale. Quelle iconiche hanno un background dorato, mi sa. Mitra. Fucile d'assalto. Ok, perfetto. Molto bene. Ci sarà parecchio da fare. Cyberdeck. Va bene così, ma il cyberware dobbiamo aggiornarlo. Dobbiamo assolutamente aggiornarlo, veramente tanto. Eccoci qua. Veramente bellissimo. Sono così orgoglioso del mio setup estetico. Mamma mia. Mod per vestiti. Riduce da 800 danni. Non puoi rimuoverla? Non puoi rimuoverla. Aumenta del 30% i danni critici? È leggendaria! Aumenta del 30% i danni critici? Devo trovare l'abilità per togliergliela. Non venderò mai sto vestito. Non venderò mai questo vestito. Ah, che figo. Carino. Che brutto, però. Come faccio a resistere a non fare fashion? Con tecnica a livello 16 puoi toglierla. E ci arriveremo. Ci arriveremo. Mamma mia, ragazzi, che brutto. Joel così fa veramente male al cuore. Fa veramente male al cuore. Tantissimo. Io questi mi ritengo perché potrebbero essere utili per il glamour. Semmai lo patcheranno dentro il glamour. Tanto alla fine non voglio vestirmi con quello che trovo. Sicuramente andando in un bel negozio. Sì, sì, no, no, è chiaramente V, Next Gen Jiu-Jitsu, però lo spirito è quello di un mio personaggio. Stiamo giocando V con un'influenza. Praticamente gli diamo un carattere. Quel minimo che possiamo giocare attraverso quello che comunque è una sceneggiatura molto chiara. Beh. Mi piacerebbe andare a comprare vestiti ASAP, in effetti. Per ora mi piace anche distruggere i materiali che... cioè, ottenere materiali proprio in nome del fatto che sto craftando, cioè sto costruendo il personaggio per poter diventare più forte con quello che fa piuttosto che con quello che trova. Detto questo, ora se noi apriamo la mappa... c'è uno shortcut del controller per la mappa, vediamo un po'. Noi qui abbiamo... non seguire. Questo è il corpo a corpo, non ci interessa. Qui puoi comprare prodotti medici. Noi dobbiamo andare qui. Ci fermiamo qui di strada. E poi andiamo avanti. Assolutamente. Qua ci sono vari assalti, non ci interessano troppo. Crimine segnalato. Per del rispetto? Si può fare. Oh, che bello! Mamma mia, questa è un'ottima cosa, che finalmente adesso che stiamo giocando con più leggerezza, senza fare troppi test con la mente altrove, è un tipo di strumento di quality of life, di cui molti mancano ancora, molto interessante. Ti permette di fare multipli pointer sulla mappa di quest e di, diciamo, parallele, non proprio secondarie. Bella idea, la apprezzo moltissimo. Ma voi ragazzi scherzate, noi compreremo... noi compreremo anche delle macchine, eh. Cioè, datemi tempo di... ho capito. Ah, è laggiù. E dov'è? Ma non puoi venir lì! Ah! Ah, è vero, il viaggio rapido... ma il fatto è che è così bello muoversi, ragazzi. Il viaggio rapido non so quando lo userò. Ma a differenza di, appunto, per esempio, Skyrim, qui usare il viaggio rapido viene veramente difficile. Veramente difficile. Le macchine le puoi comprare solo dopo il prologo. Ma infatti io... noi... è arrivata? Ok. Wow! Ok. Let's go. La strada è chiusa qua. Pensate guidare in cyberpunk in VR. Ah,
ricevuto notizia dell'attacco di una cyberpsicopatica. Tutto confermato. È stato segnalato anche alla Maxtac. Solo che non arriverà nessuno perché la Militech ha fermato tutto. Secondo me la psicopatica è una dei loro. E se devo scommettere, punto sulla tenente Mower. Voglio che la corporativa vada dritta in terapia. Quindi assicurati che resti tutta intera. Allora, Cyberpunk 2077 è un immersive sim FPS RPG, ma al di là delle buzzwords e delle stupidaggini, io preferisco, nonostante il fastidio, è un fastidio reale, io forse lo provo più di voi, però è meglio avere il 1440 con questa grafica e in queste esplorazioni scendere a 30, ma non sotto i 30, ma poi nelle sparatorie e nei luoghi importanti magari avere il framerate action della Madonna, piuttosto che avere tutto sfocato e senza magari certi dettagli. Ci sta, lo apprezzo, lo accetto se non va sotto. Questa è anche molto colpa del peso pazzesco che ha streaming. Streamare toglie almeno il 30% della performance, almeno. Quindi è un compromesso che accetto, anche perché poi lo rigiocheremo magari nel 2022 con le espansioni e così via, vedremo. Però io amo il videogioco. Io amo il videogioco. Però mi è quasi venuto da piangere. Mi sono quasi commosso, cioè ho gli occhi che bruciano. Ma un asfalto così in un open world è fuori di testa. Cioè, ne riparliamo. Sì, Better Be Felix. Il gunplay pensavo che sarebbe stato mediocre, ma lo hanno cambiato tantissimo. Non è come l'abbiamo visto nella prima demo, è fantastico. Fantastico. In campana, vabbè. Io però devo cambiare cyberware, eh. Che succede, polizia? Infatti Royce sarebbe stata una boss fight, l'abbiamo visto anche nella... Che hai? Ehi! Ah, testine. Ah, ho capito. Queste merde hanno attaccato il poliziotto. Hanno attaccato il poliziotto. Santo Dio. Vieni qua, colpa tua, io non c'entro niente. Hanno attaccato i poliziotti, ecco perché erano ostili. Ora capisco, l'assalto era già avvenuto e hanno vinto loro. Via l'arma. Polizia. E io mi mangio un burrito.
Ciao Anna, benvenuta. Sono molti visi di streamer, ma non è Marco. Che cosa vuoi? Oh, madonna, questo è quasi... questo è un difettino, comunque. È proprio stupido non mettermi in interazione. Smettila. Cazzo, è un chiosco! È un chiosco! È un chiosco! Ma come, che cazzo voglio? Ti sto parlando! È un chiosco aperto! Neutralizza criminale. Che spettacolo sta cosa. Ma no, Zekron, ma che ne sanno loro che sono un corpo? Perché questo ragazzo giustamente dice, magari se eri uno street kid ti avrebbero risposto diversamente. Ma tutti gli NPC sono così. Tutti gli NPC fanno così. Non è questo. Devo avere... finalmente. Beccati questo. Merda. Tatakoi! Shine! Al diavolo, facciamolo. Non capisco. Non capisco istruzioni da creazione cosa significa. Questa cosa dell'HUD non mi è chiara. Non mi è chiara. Benvenuta, Milady. Benvenuta, è un piacere. È un nido sicuro. Allora. Ah, che possiedo il blueprint. Ok. Carino. Non chiarissimo. Cioè, sì, ne abbiamo parlato nelle nostre intuizioni, però... Allora, vediamo un po'. Inventario. Cecchino. Cioè, io... È anche vero che devo super andare avanti di trama. Dov'è il mio silenziatore? Dove sono i miei critici migliorati alla nuca? Porca miseria. È così bello giocare insieme. Mamma mia. Mannaggia. Che spettacolo, porca miseria. Che spettacolo. Allora. Sì, lo so che ho le cure standard, eh.
merda, sono messo male. Via, 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 via. No! Ah, che pirla. Ho sbagliato. Pensavo di essere più coperto dalla flatline. Oh, che bello un flatline vero. Solo che non è proprio un vero flatline finché non ho i miei incantesimi. Sono uno stregone che può solo fare ping. Lo stregone ping. Ah, non ho craftato il... Vabbè, non ne vale, non importa. Facciamo così. Non ha fatto abbastanza rumore? Bella idea comunque, campione. Ah, non posso craftare in combat. Ma inciampano tutti lì! Sei sicuro? Perché stai per morire, eh? Lo so, devo caricare il colpo, ma era bello testare un po' la situazione. No, ma sono fiale di basso livello. So che hanno il regen, ma queste sono proprio spazzatura. Ma ho dei pessimi hacking rapidi, ragazzi. Cioè, non mi serve a niente. Posso fare uno shock, ma è proprio da scarsoni. Allora, ma wow, che bello il livello che... Finito? Finito. Nice. Noi siamo ancora dei bimbi con l'hacking. Siamo ancora dei bimbi perché non abbiamo mana né niente.
Eddie ha trovato un punto in cui lasciarti la grana. Ti invio le coordinate e ti leggo il codice del deposito. Ah, che scemi. Si sono, come al solito, fottuti a vicenda. Sì, no, esatto. In realtà farmi l'upgrade delle cure è qualcosa che per me è fondamentale, ma mi piace ragionare a livelli. Appena farò l'upgrade del personaggio del cyberware, cambierò anche quello. Potenziatore salute. Aumenta del 20% la salute massima per 1800 secondi. Utile per una boss fight. Anche perché ormai noi possiamo già craftarci diverse cose, tra cui cure avanzate. Comunque, vediamo un po'. Noi possiamo fare... Top. Ok. Dimmi Landwin, mi sono perso un tuo messaggio. Non c'è uno shortcut per la mappa? C'è sicuramente uno shortcut per la mappa. Ah, forse non c'è. Allora, ok, ora possiamo... Cos'è quel 3? 2. 2. Viaggio rapido, 2. Dice, intende che ci sono due eventi interessanti. 2. No, beh, il loot in generale, quello grigio, non credo mi interessi moltissimo. Cioè, non mi sono dimenticato il loot. Ah, che ci sono icone sovrapposte. Infatti, esatto. No, il loot l'ho preso. Quello che conta l'ho preso. Ora, noi dobbiamo solo... Questa è la trama. Andiamo verso di lui, ma... Mazza. Perché è sotto probabilmente. Allora non ci interessa adesso. Possiamo andare di trama. Ok. Signori, è finita, eh? Non preoccupatevi. Allora, ah no, questa non è trama, questa è la missione secondaria che poi ci porterà alla trama. Esatto, perché non è pieno, esatto. Molto bene. Ma ci stiamo comunque avvicinando a Dex. Vediamo se ci chiama Regina. È tutto fatto a mano comunque, ragazzi, ve lo ricordo, eh. Non è procedura. Ah, è un cyber psicopatico. Merda. Ha ucciso un poliziotto, tenente Mower. Livello di minaccia critico. Slacker, Lemonfly, Ricky Falk, grazie di cuore e benvenuti. No, non sapevo che mi avesse chiamato per questo. Il bersaglio presenta sintomi di cyberpsicosi. Risultato della conversione telefonica con il medico negativo. Trattamento impossibile. Il bersaglio ha le coordinate allegate in attesa dell'arrivo dei paramedici. Possibilità di attacco a sorpresa. Il bersaglio armato è dotato di impianti militari da combattimento. Aveva il teschio quell'affare. Aveva il cacchio di teschio. Si consiglia la massima cautela. Una volta neutralizzata la minaccia, inviare il rapporto tramite canali criptati. Porca miseria, aveva il teschio sto coso. Che cos'è? È un'inculata, V. Una terribile, enorme inculata. Allora, sono tutti morti. Sì.
armata! Giustamente. Bel teletrasporto, bro. Spero che tu non l'abbia fatto apposta. No, è tutto un caso. Arriva. Mira salda, cazzo! Una volta mi ha preso. Mira salta, cazzo! Huh. Tira pugni, le braccia di gorilla. Wow, figo. Berserk estesa. 2000 euro dollari. Non male. Codice rosso, codice rosso. Ricevuto, sto leggendo il biomonitor, descrivito i sintomi. Convulsioni, crampi, non riesco a spegnere gli impianti. Aggressività. Capisco, i dati del biomonitor indicano l'inevitabile perdita di controllo. Presto. Oh mio Dio, ti prego, no. Non chiamare la Maxtac. Mi servono solo dei calmanti. Certo, non preoccuparti, la Militech si prende cura dei tuoi uomini. Recati a questo indirizzo. È un luogo isolato, lì non potrei fare del male a nessuno. I nostri paramedici arriveranno per portarti in una clinica. Tornerai normale nel giro di un paio di giorni. Grazie, grazie mille. Nessun problema. Se ti prendi cura della corporazione, la corporazione si prende cura di te. Abbiamo ottenuto... Ah, poverino, abbiamo distrutto immediatamente... Hanno provato... Hanno effettivamente provato... Ehi, sono munizioni basta queste. Hanno cercato di ucciderle. Braccialetti LED. Hanno davvero cercato di ucciderle immediatamente. Guardate quanti soldi stiamo ottenendo. Maledetti. A parte il fatto che sta... annegando, temo. Beh, spero che Regina venga ad aiutarla. Non ho intenzione di uccidere questa cyberpsicopatica. Non lo merita, nel modo più assoluto. Allora. Ah, no! Volevo andare su... Ah, perché no? Mi mancano slot! Mi mancano slot! Devo potenziare il cyberware! Ok, abbiamo 13.000 dollari. Bello, eh? Giocare insieme finalmente adesso finiti i test, porca miseria. Ovviamente per me sarà un piacere poi provare di nuovo con il Naga quando arriva, eh. Rende l'arma non letale, permettendomi di danneggiare i nemici e uccidere. Aumenta di 6 danni. L'abbiamo trovato questo. Mangiamoci il cibo, euro dollari, munizioni pistola. Porca miseria.
Assolutamente sì, ZFC 91. Avremo il nostro coded, promesso, schedule fissa. Cominciamo alle 18:30. Dovrei leggere le descrizioni del cibo a volte, perché secondo me c'è qualche chicca qua e là. E ne ho anche vista qualcuno. No! No! Ah! Ho sbagliato, volevo chiamare il telefono. Regina? Tramite messaggio, forse. Ci si vede. Ok, mia muta amica. Come si arriva ai messaggi con il controller? Come si arriva ai messaggi con il controller? Ah, con diario? Non c'è lo shortcut? Cioè, fatemi capire, da tastiera ho lo shortcut? E qui no! Guardate, guardate! Scompaiono gli shortcut! Appaiono per un frame! Appaiono per un frame! Ah no, scompaiono perché si scende. Collettivo, ok. Ma che cazzo? Boh. Vabbè. Ti mando i dati che ho ricevuto dalla tipa. Pare che fosse nell'unità speciale della corporazione. Deve aver intuito. Ok. Ma invece di un aiuto, la Smith è chiamata da una squadra d'assalto. Merda. Ok. It's trauma time. Oh, trauma time. Ottimo, ti mando un mezzo. Sono riuscito ad estrapolare qualche dato in più su di lei, ma non molto. Sai com'è mai con la Militech? Se ficchi troppo il naso iniziano a mandarti minacce di morte. Pare che la Mauerf avesse degli impianti da combattimento sperimentale. Forse qualche glitch del codice l'ha fatta sbroccare? Indagherò. Grazie ancora. Soldi in arrivo. Ok, trama team, esatto. Ma se io chiamo... Collettivo Bartmus. Ah, ecco perché non è un bug, è vero. Ti manca l'apertura dei messaggi se non ti hanno mai mandato un messaggio. Ok, ma in realtà questi non sono dubbi tanto di gameplay o game design, bensì di cambio switch tra tastiera e controller. Bebe. Mi vuole bene. Potevano lasciarlo oscurato, assolutamente sì. Sì. Ho capito. Conosco un tizio che conosce un tizio. Quando finisce il tuo turno? Ottimo. Sì, ma scusate, voglio darvi un secondo un'esperienza. Permettetemi. Corruption with your atmosphere. It's a
si è glitchato il personaggio. Mi si è glitchato il personaggio, cosa ho sbagliato? Non cammina. Alzati, ti prego. Troppo peso. No. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh. Ok. Grazie. Io ho saltato anche diverse... Ho saltato diversi wanted e quest secondarie arrivando fin qui, per darvi quell'esperienza. Ma lo faremo ancora. Dopo la prossima missione di trama, quindi probabilmente dopo mezzanotte quando continueremo Cyberpunk, lo faremo, andiamo da un bisturi ed evolviamo il nostro personaggio. Viaggio rapido comodissimo. Madonna santissima, mamma, te lo dico domani. Oh mio Dio, Jackie. Voglio bene anch'io, mamma. Bello sei. Ora, amico. Come sta la signora Wells? Sai com'è? È preoccupata per me. È rimasto il mirino, mi sa. Non può farne a meno, sai, di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto. Sì, Victor, ovviamente. I ragazzi Wells. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene e più mi sembra di mentirle apertamente. Ma da domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby. Buffo. Cosa? Per un club con i contratti più ricchi della città, non sembra poi così grandioso. È quello che c'è dentro che conta, Chum. Pronto a perdere la verginità? Andiamo. Sì, 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 con K 30 fps la PS5 e la Serie X riescono tranquillamente a fare questa cosa, tranquillamente. Una volta questo posto era un obitorio, ci crederesti? Chi l'avrebbe detto? Sì, è vero. Molto prima che nascessimo, quando ancora si seppellivano i morti. Forse anche un po' di più, come frame rate. I pagliacci chi sareste? Sono V e questo è Jackie Wells. Ah, è un nome che dovrei conoscere. Lo conoscerai presto. Siamo qui per vedere Dex. Ehi, Dex. Ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? Ah, questo. Dice di dargli due minuti. Magari andate a farvi un drink. Ti ho preceduto, viejo. Ci vediamo. Non mi sono mai divertito così tanto in cuore di Night City. Ecco qui. Che bussa. È emozionatissimo. Pensavo fosse Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. È lei che comanda qui. Che vi porto? Sono a posto, grazie. Sul serio? Festeggiamo, dai! Offro io! Cingada madre, ok, come ti pare? Tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Un Johnny Silverhand in arrivo. Un Johnny? Qualcuno ha fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. Ray Tracing. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Pori della pelle illuminati da luce dinamica in tempo reale. Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Crepare. In modo fottutamente spettacolare. Meglio sei in missione.
Ah, che tradizione fantastica. Prezzo troppo alto per un drink. Ehi, prima o poi dobbiamo morire tutti, no? Perché non farlo con stile? Ah, comunque io sono Jackie Wells. Vuoi scriverti il mio drink? Sì, come no. Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Me lo ricorderò. Dicono siate le nuove scoperte di Dex. Solo affari, niente di che. Il signor Deshaun Dex è un cliente abituale? Viene qui spesso? In realtà è sparito per parecchio tempo. Non si è fatto vedere quasi per 2 anni. I randagi prendono la loro strada, eh? Sì, beh, ovunque sia andato ha perso un po' di chili. Forse lì non consegnavano la pizza. In bocca al lupo. Grazie. Da questa parte. Qui da me. Cazzo, è un open world. Un open world. Tutta la famiglia riunita. Ah, oh, ciao. È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Ok, allora. Riposate pure le chiappe. Grazie dell'aiuto al covo degli scav. Qualche avvoltoio in meno in città. Meglio così. Il sindaco dovrebbe ringraziarci, cazzo. Chissà se potremo avere questo servizio di taxi. Non facciamo domande. Feature fondamentale. Bella cabina. È insonorizzata? Sì. Jackie. Nessun problema. Il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. V. Evelyn Parker, com'è andata? Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compaq Plaza, dell'interno, con quella B di grezza che ha girato. Bug mi ha già raccontato. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka. Il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. L'uomo con un nome da milioni di Eddie e nessun talento a supportarlo. L'amichetto speciale di Evelyn Parker. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Su, non fare il timido. C'era dell'altro. Parker mi ha fatto un'altra offerta. Un'altra offerta? Di tagliare fuori l'intermediario e dividerci il bottino 50-50. Cosa? Tagliare fuori l'intermediario? Cazzo, questa è bella. I clienti non imparano mai, vero?
Apprezzo che tu abbia condiviso questa informazione, Mr. V. Vedi, la fiducia è essenziale in una collaborazione duratura e proficua. Le parole non si convertono in Eddie, ed Evelyn ce ne ha offerti parecchi. Vi dice le cose come stanno, Dex. Non dovete preoccuparvi, davvero. Ci arriveremo. È molto bello avere queste scelte. Il fatto che ci siamo trovati in questa stanza con lui in questo modo dopo gli eventi visti è estremamente interessante. Ovviamente l'opportunista finale quello che farebbe è cercare di tenersi buoni entrambi i suoi alleati, cercare di fare il doppio gioco, fare il doppio gioco a Night City. Tuttavia, con quello che ha vissuto attualmente anche nel suo passato, vi nel nostro carattere, nella nostra interpretazione, è qualcosa di terribilmente instabile. In quanto lui non ha informazioni, lui recupera informazioni. Non possiamo sapere l'attenzione, le ramificazioni, i collegamenti, la ragnatela che ha il nostro caro Dex. Indi per cui, effettivamente, avere il piede in due scarpe assolutamente non è una buona idea. Non adesso, tuttavia, ci serve tanto più denaro. Molto più denaro. Perché non parliamo del piano? Cos'hai per noi, Dex? Questo. Ok, diamo un'occhiata. Io e Dex abbiamo già discusso dei dettagli. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Un mezzo della main vi scaricherà all'ingresso principale del Compeki Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Poi, con l'aiuto di Bug, penetrerete nella sottorete dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. T-Bug sarà sempre in contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Io voglio essere Victorino. Queste nuove identità. Qual è la nostra copertura? Salve, Ramon Victorino. E tu sei Harry Conway. No! Ramon? Ok. Per cosa dobbiamo dire che siamo lì? I soliti affari, vendita di armi corporative. Se qualcuno ve lo chiede, siete lì per un incontro con il rappresentante della difesa dell'Arasaka, Hajime Taki. C'è altro? Come entriamo nell'attico? Yorinobu ha poche guardie. Il difficile sarà la sicurezza dell'appartamento. Per disattivarla dovrete neutralizzare il residente del Compeki, un netrunner d'elite che monitora la sottorete 24 ore su 24. Il problema è che non c'è modo di accedere alla sua stanza dall'esterno. Aspetta, vuoi che entriamo in una stanza in cui non si può entrare? Fidatevi quando vi dico che T-Bug ha già risolto ogni vostra possibile obiezione. Ed è qui che entra in gioco il Flathead. Dovrete attivarlo nei condotti di ventilazione, guidarlo fino al residente e costringerlo a prendersi una pausa. Il Flathead resterà lì, connesso al residente, ma grazie a lui potrò accogliervi nell'attico con un bel tappeto rosso. C'è altro? Ok, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? Tanto vale parlarne ora. I nuovi arrivati prendono sempre il 30%, ma sono disposto a fare un'eccezione per voi. Vi darò un bel 40% come bonus per la tua onestà, V. Ora sì che si ragiona, Dex. Soldi veri, baby. Ultima cosa. Il Compeki non ammette armi. Bellissima sta cosa. Di sicurezza, eccetera. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Vi ho procurato dei completi adatti alla vostra copertura. Ah, fico! Grazie a te. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri Eddie? Tutto dipende da come Miss Barker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo?
Ci giriamo i pollici. Starete tranquilli e terrete un basso profilo. Narasaka ci terrà d'occhio. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. La vostra carrozza vi attende fuori. Bellissimo. Vado anch'io. Devo preparare i collegamenti per tenermi in contatto con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Il piano. Che ne pensi? Spero basti a comprarmi una lussuosa villa a Creta, da cui non mi connetterò mai più al cyberspazio. Promesso che mi mandi una cartolina? Senza offesa, ma mi brucerò tutti i ponti alle spalle. Inizierò una nuova vita. C'è Damian che dice: 40% non è un cazzo. E hai perso Evelyn. Meh. Però forse sono ancora vivo. Ma che è sta cosa che si attiva ogni volta? Che cazzo? Quello che potenzialmente potrebbe accadere in questo universo è che devi tenerti buone le persone più forti. In generale, quello che ho visto di là è affascinante. Sicuramente per uno street kid o qualcuno di diverso avrebbe qualche chance di portare qualcosa di buono, magari riuscire effettivamente a fregare il Maxwell. Ma qui, rispetto a quello che ho vissuto io, nope. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Nel roleplay non puoi pensare che il personaggio arrivi alla fine vivo e vegeto a priori, o che vinca la partita in tutti i casi. Non può funzionare così. Sì, vabbè, sì. Sì. Scusate. Diario. Diario. Non esiste una sorta di codex? Esatto, sì, sì. No, vabbè, sì, Dex, sì. Maxwell Dex. Allora sei pronto, pardon, a iniziare o no? Lui. Lui. Devo prima occuparmi di una cosa. Ma certo, raggiungimi da della main. E non dimenticare l'abito. Infatti, quello che volevo fare era cambiarmi. Allora, Dex non è assolutamente qualcuno di cui ci si può fidare al 100%. Potrebbe tradirci, in quanto è ancora un mistero completamente ineffabile il motivo per cui ha scelto noi. Perché ha contattato noi? Sa chi siamo? Conosce in qualche modo qualcuno che ha interesse nei nostri confronti? Forse la Rasaka vuole effettivamente continuare ad ucciderci? La risposta qui probabilmente no, perché possiamo avere tre path di origins diverse, ma nel roleplay, nell'interpretazione della storia, è lecito invece stare attenti a tutte le possibilità, no? Quindi lui non è qualcuno di cui possiamo fidarci al 100%, però noi siamo per lui qualcuno di cui ci si può fidare al 100%, e questo è uno strumento e un'arma. Ok? Sicuramente Evelyn ha molti contatti, ma è molto meno potente. Quello che ci interessa a noi adesso è ruolare il nostro V, il quale ha un'idea in testa, un'esperienza di vita, e non si può fare meta play. Non possiamo pensare alla situazione che può offrire la miglior vittoria, il miglior risultato. Non è roleplay, è meta play. E non si fa. Quello che volevo fare era vestirmi. Speciale. Finalmente. Finalmente! Sukate! È tornato! È tornato! Ottimo! Ma lo speciale è praticamente glamour, giusto? Azione bloccata. Com'è azione bloccata? No, non è glamour. Come funzionano le caratteristiche? Nel senso, non posso cambiare equipaggiamento. È un set, ma non ha difesa? Perché se è glamour, io devo comunque permettermi... Cioè, se fosse una skin, perché non posso cambiarmi il set sotto? Strano. Ah, c'era il vestito da corpo nella casa? Porca miseria, non ho controllato! Ok. La storia è più scriptata di quanto pensi. Lo scopriremo insieme. Non preoccupatevi.
Ma esatto, non ha peso, quindi è una skin. Ma allo stesso tempo, perché se è una skin non posso mettermi qualcosa sotto per aumentare le mie caratteristiche? Comunque, è un po', sì, questo è un bad design, nel senso che sì, non è esattamente acutissima come scelta. Ecco qua, è un po' strano. È un po' strano. Perché io lo posso togliere e cambiarmi set, cambiare le mie caratteristiche. Però poi... wow, 36. Riduce. Ok, quindi fa vedere se ci sono delle mod dentro. Quindi questo è uno slot. E questo invece è uno slot pieno. Ok, d'accordo. Leggendario, grazie. Critici più 30%. Quindi io posso mettermi... una banda... Mamma mia. Sì, ma io ho bisogno della... del glamour. Mamma mia. Ah, tra l'altro è di trama. Ah, è di trama. Vabbè. Ma ora che so che ce l'ho in casa. Niente? Non posso? Servo qualcosa? No, no. Sono le 18 e un quarto, è ovvio che non possiamo cominciare la missione. Figuriamoci, tranquilli, ho tutto in testa. Anche se non conosco il gioco e quello che mi aspetta, è ovvio che non possiamo fare una missione così importante adesso. Però possiamo andare da Victor! Forse non possiamo andare da Victor. Ma forse sì, possiamo andare da Victor. Ma certo che possiamo andare da Victor. Suka! Forse no. Forse ci sgridano. Allora, vediamo un po' mappa. Vediamo se possiamo andare da Victor. La mappa è disponibile. Mi sa che si può fare. È anche giusto. Ma Victor, è un posto speciale? Perché non riesco a... Carina sta cosa. Bravissimi. Che spettacolo, guarda quanto è grosso! Non mettetelo out of context questa frase, eh? Pericolo molto alto! Comunque, per certe cose, per alcune cose, non mi sentivo così da GTA 3, come impatto. Ah, il bisturi con la stellina è Victor, perfetto. Jacked and Coke. Che ogni bisturi ha oggetti differenti è sacro, ed è molto intelligente. Ok, frame rate. Wow. I miei occhi. Ok, tutto bene? Tutto bene. Non ti piace il fumo di Chinatown?
Minchia, una 2080 Super. Porca puttana, che succede qua? Che c'è? Che c'è? Che succede? Cos'hai? Cos'hai? Che succede? Penso che sia il fumo volumetrico. Penso che sia il fumo volumetrico. O il gatto. Sì, sì, può essere, può essere. Guarda, guarda, va a 30 qui. Vabbè, ma ne vale. Cioè, al di là di qualche incidente ne vale la pena, io ve l'ho detto, è uno scambio che accetto. Stavo pensando di sostituire del cromo. Hai qualche novità? Da un'occhiata. Esatto, anche il numero degli NPC, secondo me. Ok. Commercio. Ok. Ora. What? Cosa? Nani? Nandato? Che? Vabbè, aspetta. Sì, ma non vende cyberware? Dove si comprano i cyberware? Nell'altra schermata. Stavo pensando di sostituire. Da un'occhiata. Ah, qui! Ok, 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 perfetto. È ancora presto. Sei RAM di base, 8 RAM di base. No, ma mi serve 11 di reputazione, ragazzi. Non ho 11 di reputazione. Però è potentissimo. Aumenta del 40%. $25,000. Epico. Questo che cos'è? Varie. Però, commercio. $65. Ah, ma quindi serve il fisico. Livello necessario 22. Dove l'ho trovata questa? E quando sarò a livello 22 non avrò bisogno di quest'arma, probabilmente. Qual è la differenza? 96. Revolver tecnologico, non è male però. Ma non abbiamo abbastanza denaro comunque, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Ah, bel upgrade questo. Ma non ne vale la pena. Sono curioso di capire alcune cose, ma ci torneremo dopo. $5, 90, vabbè. Attenzione, queste cose hanno un valore interessante. $100, 100 dollari non sono pochi. $300, vabbè, vedremo. Ok. D'accordo. Secondo me potremmo tranquillamente. Adesso abbiamo un obiettivo, oltre alla trama. Vediamo se puttacaso.
Ora guardate le mie impostazioni grafiche, rendetevi conto di quello che abbiamo visto con queste. Abbiamo anisotropico al massimo. Guardate, Vedete, la qualità dei riflessi screen pace Digital Foundry ha dimostrato che non cambiano quasi assolutamente nulla da bassa a ultra. Quindi abbiamo abbassata. La qualità del Nubi V2 è media. Non c'è proprio. Secondo me è giusto così. Semplicemente abbiamo il limite di hardware mentre streamiamo. Secondo me va bene così. Non me la sento. Cioè, al massimo possiamo far così. Per carità. Vediamo come va, Esco. Vediamo come va. No, è indifferente. Penso che sia... Allora, se devo essere del tutto onesto... A intuizione... Forse questa è un'area semplicemente difficile da ottimizzare. Proprio di Cyberpunk, non tanto il mio PC. Esatto, è la CPU. Potrebbe tranquillamente... Oh, io ho un'ottima CPU! Ma non ho il 6000, eccetera. Vabbè, qui pesa un po'. Esatto, sì, il ray tracing ovviamente ha il suo scopo, ma ha il suo ruolo in questo, però. Stiamo comunque a 1440, Però per il resto stiamo veramente messi tanto bene, preferisco darvi questa visibilità, ci tengo molto di più. Allora, signori, è stata una bellissima live, questo è l'inizio vero e proprio di gameplay di Cyberpunk. Questa... è la nostra chiave di volta da qui in poi. Anche quando torneremo su mouse and keyboard abbiamo visto la differenza, proveremo quello che è per me un passo importante dell'evoluzione personale di giocatore. Wow, ray tracing, yeah, mamma mia, mio dio, qui tra 10 anni siamo nel mondo reale, porca miseria. Allora ragazzi, credetemi, fidatevi di uno stronzo che sa di quel che parla. Se io gioco a 1440 e poi su OBS ve lo mando a 1080, vedete meglio, ok? Poi magari mi dite, sì Mike, però effettivamente meno di quanto non possiamo notare davvero. Ok, ci sto. Però a quel punto non è tanto per voi la risoluzione, è tutto più sfocato. Non potete venirmi a dire che non vedete più sfocato adesso. È più sfocato. Cambia completamente. Siete dolcissimi a farlo per me. Siete meravigliosi. Vi voglio bene. Siete speciali. Ma è più sfocato. Non è il semplice DLSS. Perché ora non ho cambiato il DLSS. Ho cambiato la risoluzione, che in combinazione col DLSS fa un pasticcio. Quello che potrei fare è mettere il DLSS qui di nuovo su equilibrato. Però... è comunque più sfocato. È sfocato. Ragazzi, non mi tocca. Io lo fate per me, per carità, è speciale. Però preferisco avere in un'area 30 fps. Tanto l'esperienza cambia, ragazzi, e io ho fatto una scelta grazie a noi. Cioè, noi abbiamo fatto tante live e abbiamo fatto tanti test grafici e porca miseria, abbiamo raggiunto una stupenda finale soluzione. Quindi, tac, siamo top. Anche il menu diventa più nitido comunque immediatamente. Detto questo, salva partita. Sovrascriviamo. Io bevo un sorso d'acqua, preparo il DS e ci vediamo su Coded. Detto questo, dopo Coded
dopo mezzanotte. Yes, let's go. Vorrei però, prima che stiamo in così tanti, dirvi una cosa. Io non sono minimamente in grado di mettervi spot, ok? E se mettessi su Twitch, però non deve darvi fastidio. Nel senso, se mettessi su Twitch un automatismo che ogni 40 minuti ne mette uno da 2 minuti, se non devo farlo io lo metto in automatico? Che ne pensate? Ok. Ma sì, dai, 40 minuti. Cioè, ogni 30 diventano 3 al live. Più o meno, 3-4. Ogni 40, no? Dai, ogni 35. Siete l'unica chat al mondo che fa questa cosa. Io l'unica al mondo. L'unica al mondo. Vi adoro. Grazie. Dopo tutti questi anni forse farò questa scelta se ce la metto. Ogni 37, esatto. Ogni 36,5. Ogni minuto 35 minuti di pubblicità. Allora, signori, ci vediamo tra 10 minuti per Coded. Let's go. Ci rivediamo a breve e stanotte. Alla prossima. A tra poco.